siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Stiamo celebrando una delle messe forse più belle del mondo della Madonna, il giorno in cui cade nella chiesa anche la memoria liturgica di Santa Rita, dopo la celebreremo con la benedizione delle rose. La messa si chiama Maria Vergine, Madre del Bell'Amore, e viene dalla prima lettura, cioè dal titolo che la Sacra Scrittura nell'Antico Testamento, in maniera chiaramente prefigurativa, quindi prima che la Madonna arrivasse a vivere nel Tempio, già nel Tempo, già le tributa. Io come vite produco germogli di grazia e i miei fiori danno frutti di gloria e di rettitudine, io sono la madre del bell'amore, del timore, della conoscenza e della santa speranza. Quindi Maria, madre del bell'amore, pensate che dal X secolo addirittura che questa messa in qualche modo viene celebrata, proprio perché questo è un titolo biblico. Cosa significa la madre del bell'amore? In realtà questa messa canta la bellezza unica e indescrivibile di Maria. Bellezza unica e indescrivibile di Maria, che ridonda sul figlio. Sapete che il Salmo 45, anche quello parla prefigurativamente di Cristo, dice queste parole: tu sei il più bello tra i figli degli uomini, sulle tue grappa è diffuso la grazia che benedetto Dio per sempre. E parla, se vogliamo, anche di noi, perché la bellezza in questa messa nella Sacra Scrittura è collegata solo a una cosa. Ci pensiamo poco, oggi sono tutti quanti pazzi, tutti quanti hanno il culto della bellezza estetica, ma sono tutti quanti mostri quelli che vanno in giro, prodotti quanto la fame, anche perché le bellezze fatte dagli uomini, non so se avete mai visto i mostri che stanno in giro, i rifatti, i maschi, pure i maschi che stanno, quindi sono solo le femmine, sono pure i maschi. Sono brutti quanto la fame, cioè, che uno lo vede lontano meglio, è proprio brutto. Ecco, la bellezza invece viene dalla santità, perché il sommamente bello è Dio, e questo non ci pensiamo quasi mai. Noi abbiamo una bella chiesa, una bella cattedrale, ce ne sono anche di molto molto più belle, anche se non possiamo lamentarci. Ma per esempio, perché le chiese sono... è bello che le chiese siano belle, perché la chiesa, l'edificio, dovrebbe essere un lontano riflesso della bellezza di Dio. Quando uno ci entra, non è che deve stare lì a chiacchierare con le guide, a descrivere tutte le opere d'arte. Cioè la cosa principale non è che tu sai tutte quante che le informazioni, non fa niente, è il corpo, è l'effetto che ti dà. Cioè tu hai l'impressione di stare a contatto con Dio, perché la nostra anima lo sente che Dio è la bellezza stessa. Paradiso è una cosa che se noi potessimo lontanamente immaginarcela, ecco perché c'è il merito della fede, ma tutti quanti noi staremmo tutti i giorni a fare digiuno, che bisogna fare per andare a paradiso? Dimmi tutto quello che devo fare. Faremo qualunque cosa, faremmo squartare vivi qualunque cosa, se potessimo vedere che cos'è stare in paradiso e stare alla bellezza di Dio, lo faremmo subito senza nessun problema. Non lo facciamo perché non avendo le percezioni, dice, e molta gente, io ogni tanto, sapete che dico, questo lo dico pure a noi, ogni tanto lo dico ai funerali, perché noi dobbiamo pensarci a queste cose qui, ma noi ci crediamo veramente che sia il paradiso, punto, o no? Ci crediamo veramente che dopo la vita c'è qualcosa? E come è fatto questo qualcosa? Cioè, vabbè, mo qua sulla terra stiamo a tribunale, poi arriva la morte, finalmente finisce tutto, ci riposiamo, ma andiamo tutti in paradiso poi, secondo noi? No, la chiesa dice di no, cioè, in paradiso non ce vanno tutti, in paradiso non ce vanno, Gesù dice bisogna passare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrarci, non ci riusciranno, anche se io ho aperto la via, perché in paradiso ce vanno tutti, purtroppo, e io sarei contento se fossero tutti, e non stanno tutti quanti allo stesso grado, in paradiso tutti quanti vedono Dio, ma non tutti allo stesso modo, cioè, non pensate che Padre Pio o Santa Rita è tanta roba, adesso dopo io forse, non so se adesso dopo una piccola biografia, perché chi non la conosce, Santa Rita è un fenomeno. Buona per tutti, voi, perché è stata vergine, poi è stata sposa, poi è stata vedova e poi è stata suora. Quindi dice, che un po' come la Madonna, va bene per tutti, perché pure la Madonna è stata bambina al tempio, poi è stata sposa e poi è stata una vita da vedova. D'accordo, perché San Giuseppe è morto prima di cominciare la vita pubblica di Gesù, quindi le conosce tutti le storie di vita. Non è così. Allora, la Madonna è bellissima per tre motivi. Primo, l'abbiamo sentito, no? Ci sono tre grandi motivazioni. La prima, perché è la piena di grazia, al solo dell'angelo. Quanto più uno sta in grazia di Dio, quanto più uno è bello. È rivestito da un... Seconda, perché ha amato
la bellezza, la gloria di tutti quanti tanti belli, se amate tanto Dio, Gesù, la Madonna e il prossimo. E l'ultima cosa, ancora di più, perché ha partecipato attivamente e cooperativamente al mistero della passione di Gesù e alla sua morte. Per cui la Madonna sotto la croce, l'immagine dell'addolorata, però trasfigurata nel dolore e condiviso poi nella gioia della risurrezione. Ma voi sapete che noi non sappiamo se a Međugorje ancora la Chiesa non si è pronunciata, dobbiamo essere rispettosi attendendo il giudizio della Chiesa, adesso siamo liberi di crederci o no. Però sicuramente la Madonna a Međugorje ha detto una cosa che si può dire perfettamente durante questa messa, perché quando qualcuno l'ha detto, chiunque ha visto la Madonna, dicono che la Madonna è una bellezza non indicibile. Voi sapete quando Santa Bernadette gli fecero vedere la statua della Madonna di Lourdes, non si mette a piangere. No, sì, è vestito uguale, c'è il vestito bianco con la faccia azzurra, ma questa non è la Madonna, cioè la Madonna è bellissima, cioè non è come, cioè, capite? E un giorno qualcuno gli ha detto, questi quando erano ancora bambini, è una cosa successa ai primi tempi, dice, ma non è possibile che tu sia così bella, cioè una cosa impressionante, cioè sei come noi, ma è una bellezza troppo grande, non ci arriva nessuno, com'è che sei così? Detto, io sono bella perché amo, amate e diventerete tutti belli con me. Guardate, quando una persona, dicevo prima, ho appena fatto una catechesi in diretta prima di venire qua, allora ultimamente mi sta prendendo angoscia, cioè una santa angoscia, perché io vado in giro e mi guardo le facce delle persone, dico, vedi certe facce, mamma mia. E mi fanno una pena, mi fanno, dico, ma sto coraccio come campa, sta coraccio come campa, questi campano male, mi via l'angoscia, dico, questi non lo conoscono a Gesù, non sanno quello che si perdono. E tu pensa su una riga al termine della vita, che ha portato la vita così. Avresti avuto una vita bellissima, felice, piena di gioia. Uno che quando ti guarda, ti vedi e dice, mazza, che con lo sguardo della persona amica ti rimette al mondo non tanto che tu lo guardi, capito? Intanto scherzo, quando incontro qualche sant'uomo, c'è sta ancora in giro, mi fa, come stai? Ecco, ma dopo che ti vedo meglio, gli rispondo subito così, capito? Perché te lo proprio trasmette. Santa Rita da Cascia, vogliamo parlare? Ci abbiamo 2 minuti. La conoscete la storia? Tanto, sì. Alla nascita, prefigurazione, le api sulla coda, non le fanno. Voi sapete le api che cosa sono? Care donne, le api sono nella Sacra Scrittura il simbolo, cioè la colmiere, no? Della dolcezza. I modi, d'accordo? La dolcezza è proprio una prerogativa meravigliosa della carità. Cioè, voi immaginate quanto era dolce la Madonna, cioè, e quanto lo è. Cioè io me la so studiata un po', mi sono studiato tutte le altre apparizioni, le ho conosciute, ho scritto pure un libretto. La Madonna ha una dolcezza di incanto proprio, capito? Santa Rita voleva farsi suore. Il medico dice, no, te devi sposare Paolo Mancini, che era uno. Lo sapete le lotte tra Guelfi e Ghibellini, picciavo dalla parte degli altri, dei delinquentelli, quindi erano andati in giro a provocarmi, no? E a Rita gli ha rotto le ossa, più di qualche volta, all'ospedale, Non per scherzo, ma sapete che oggi, capite il senso, non si devono fare queste cose. Nessun marito deve neanche sfiorare una donna, d'accordo? Ma se Dio non voglia, succede che fai? Offri per la conversione del tuo marito o 5 minuti dopo stai all'avvocato, per carità. C'è tutto l'altro diritto di farlo, però i santi fanno diversamente. Quella si è tenuta le botte. E l'ha offerta per la conversione del marito. E il marito si è convertito dopo un sacco di botte piatte. D'accordo? Non subito. A voglia che l'altra parte ripassata che si è presa, no? Quello è rimasto al posto suo, ha fatto 2 figli e un giorno il marito c'è diventato angioletto, si deve confessarsi, va alla comunione giusto un tempo prima che l'ammazza si è trovato morto sul granito, lo sapete, sulla soglia di casa, in una pozza di sangue. Poi non è finito, i figli devono fare vendetta, vogliono fare giustizia, voglio vedere quale mamma, che è una preghiera che una mamma dovrebbe fare questa qua. Chi voce ai figli? Ha voglia, pure per Papa l'altro giorno, i vescovi a smanicasse, sono le famiglie che devono trasmettere la fede ai figli. Io qui sto disperato con i ragazzi del catechismo che c'è nulla dietro. Tu lavori proprio sul nulla. Che gli dici a questi? Come vai a dirgli? Capito? Zero assoluto. Cioè, non è che sono cattivi, ma non gliene comporta niente, d'accordo? Sì, ricevi i sacramenti, ma tanto non me ne importa proprio niente. Zero. E questa che dice, signora mia, piuttosto che faccia una cosa del genere, è meglio che te li prendi. Non gli far fare un peccato mortale, perché se fanno questo peccato mortale, io e i figli li perdo per tutta l'eternità.
piuttosto che fanno questi, poi quando vanno in giro per strada arrivano fulmini e li fasecchia tutti e due. Guardate, queste non sono favole, cioè, sono esempi. Io quando ho rifatto la chiesa di San Michele Arcangelo, qui c'è sta Barbara che sta lì, io ci ho fatto mettere un quadro, ci stanno dei quadri interessanti, no? Due sono laici, se non matti metti apposta, cioè sono laici, sono persone, perché Santa Rita non è la sua, Santa Rita innanzitutto è una laica e una sposa, e l'altro è San Giuseppe Moscati, il medico di Napoli, che altro che chiacchiere, d'accordo? Santa Rita non è saggio, sì, poi è entrato in monastero miracolosamente, e poi vediamo pure la storia della rosa, ma Santa Rita è santa per queste cose, in primis, questi due gesti, restare a fianco di un uomo violento e convertirlo, e essere capace di chiedere a Dio la vita di un figlio piuttosto che facesse il peccato mortale, non voglio vedere chi li fa. Ecco perché è la santa dei casi impossibili. Io conosco bene Santa Rita, c'ho mio zio che è miracolato da Santa Rita, miracolato veramente, cioè, ho visto Santa Rita dentro l'altro ospedale, era morto con l'olio santo, mia madre, mia nonna, quando glielo raccontavo mi viene infarto, cioè è andata Santa Rita in persona a dirgli: Luciano, alzati, sul letto dell'ospedale, non è uno scherzo, quello è andato a sposarsi a Cascia, ogni anno va tuttora ogni anno a Cascia a fare l'ex voto a Santa Rita, era morto, d'accordo? Quindi non so chi è Santa Rita, lo conosco abbastanza bene, la santa dei casi impossibili. Poi nel monastero finalmente sono morti tutti, come finalmente il monastero ce la volevano, perché con marito morto ammazzato, mi sono detto, mo che ce ne ha a mettere il monastero. Ma sapete che è successo? Santa Costino, San Giovanni Battista, San Nicola da Valentino l'hanno presa la notte e ce l'hanno messa dentro al corpo, e sono stati a pregare se ritrovano la Santa Rita dentro. Poi ci stanno gli aneddoti, se andate a Cascia, no? Quello diventa la prova, l'obbedienza, dice, la manda a Naffia, la vite che si sta nel chiostro, no? Un ramo di vite secche, in Naffia. Zitta, Mosca è andata a Naffia, è cresciuta una vite che è ancora viva, dopo 600 anni quasi, capito? Le api che stavano là dentro, che stavano le api murali, che ancora vanno appeso a Santa Rita. E poi il famoso miracolo della spina, no? Sapete che la spina fu tolta, la portò per 15 anni e gli fu tolta soltanto perché voleva andare a Roma all'anno santo. E allora la madre dice: ma dov'è l'anno santo queste cose? Allora la nostra dice: mi togli la spina, solo per le... gli toglie la spina, va a Roma, va all'anno santo, appena rientra, gli torna la spina. E poi il miracolo delle rose, poi sentiamo la preghiera, è collegato al letto di morte. Santa Rita che muore, stava morendo, chiede alla cugina, dice: senti, vorrei odorare una rosa dell'orto, era pieno inverno con la neve, quella è nata lì, ha trovato due rose spuntanti dalla neve e gliela portate, capite? Ma anche la rosa, vedete, il miele delle api e il profumo, la rosa, la Madonna è chiamata rosa mistica, la rosa è il colore della Madonna. La bellezza della rosa, no? La rosa è rossa come l'amore, la rosa profuma perché è il profumo delle virtù e c'ha qualche spina, perché in questo mondo per avere una bella vita profumata e virtuosa bisogna passare attraverso la croce di Dio. Ecco perché in paradiso ci vanno tutti, perché tutti vorrebbero star bene, ci voglio star bene. Se vuoi star bene devi avere il coraggio di passare per un pochino di male, d'accordo? Poi stai meglio, però la via stretta la devi percorrere, poi vedrai come sei contento. Se percorri la via larga apparentemente stai bene, ma in realtà sei morto per cammino. Questa è la storia di Santa Rita, che è molto mariana, molto simile a quella della Madonna. Bene, io mi auguro di diventare tutti quanti noi belli e profumati come le rose, ecco, in modo tale che capite, chiunque ci guarda, prima delle tante parole, questo è molto importante, sappia vedere dei nostri modi, dei nostri volti, dei nostri gesti, questa è una persona che ci crede, d'accordo? Perché se no fa tante chiacchiere, perché molte persone le chiacchiere, noi non sta a sentire, però se vedessero qualcosa di importante in noi, già sarebbe un ottimo aiuto, perché possano comprendere che Gesù è la soluzione alla salvezza della vita, quindi non una cosa in più o inutile, è l'unica forma, è l'unico modo per poter rendere questa vita terrena, che a volte è tanto piccola, vicina e misera, davvero degna di essere vissuta e reale anticamera della gioia eterna che ci aspetta in paradiso, a quelli che veramente in questa vita hanno vissuto come Gesù vuole. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.